Bonaparte sempre alle spalle di Zaratka, che chiama lo snap, lo riceve, la finta è una play action, Zaratka in roll out, scarica il pallone per Di Tunisi sulle 30, sulle 25 Di Tunisi, placcato da dietro, il primo big play della partita per Osimhen con il lancio profondo per Stefano Di Tunisi, primo down e molto di più per Milano. Azione un po' elaborata con la finta di screen assolutamente non bevuta dalla difesa dei Panthers, field goal per Stefano Di Tunisi, il pallone sembra in mezzo ai pali ed è in mezzo ai pali, 3-0 il vantaggio di Milano. Pegliarvali al fianco di Monardi che manda due ricevitori su ogni lato, va indietro per lanciare, a tempo per farlo, scarica sul profondo per Turam sulle 30, Moranta dietro vola a placcarlo, big play per i Panthers Parma sulla corsia centrale, dura ma imprendibile dalla posizione sotto il centro. Adesso Tommaso Monardi, il pitch per Malpegliavalli che aspetta i bloccaggi come al solito molto veloce, taglia all'interno del pilone ed è touchdown Panthers Parma. E Morante lo segue sul lato sinistro offensivo dei Panthers, è uno screen per Malpegliavalli che ha spazio per avanzare lungo la sideline, Malpegliavalli sulle 40 prende velocità, sulle 30 Morante lo ferma sulle 29, Wildcat con il numero 12 e con Tony Bell al suo fianco, un ricevitore esterno su ogni lato più doppio tight end per i Panthers, è una quarterback keeper, vediamo se la line è stata superata, sì, è touchdown Panthers Parma, touchdown Panthers Parma, i Simen non ci stanno ma il touchdown dei Panthers porta il punteggio sul 13-3 in attesa del punto addizionale. E Milano che si è mossa sbagliando in anticipo più volte, lo snap per Zaratka, Binda questa volta va in traccia, Zaratka lo guarda, poi cambia direzione, c'è una flag, il sec, anzi no, Zaratka lancia l'intercetto, l'intercetto di Francesco Basini che va fino in fondo a segnare il touchdown, touchdown Panthers Parma, Francesco Basini porta l'ovale fino alla end zone. Malpegliavalli al fianco di Monardi che riceve lo snap dalla shotgun, arriva un blitz, Monardi deve scaricare il pallone molto prima del previsto, c'è comunque la ricezione per Malpegliavalli che è sulle 40, sulle 50 Malpegliavalli spinto fuori dal campo, Morant là dentro a cercare di bloccare, va Felli che calcia il pallone, vediamo se è buono, no, il calcio di Felli non è a bersaglio. Si riparte dal 20-3 con Di Tunisi che prende la rincorsa e mette il suo piede sul pallone, Malpegliavalli avanza sulle 10, lascia rimbalzare il pallone, lo raccoglie per il ritorno, si dirige verso la sideline destra, poi taglia verso il centro, Malpegliavalli ancora in piedi sulle 25, sulle 30, in campo aperto sulle 50, Di Tunisi lo rallenta e poi con la collaborazione di un paio di compagni il placcaggio viene effettuato quando siamo già però nella metà campo dei Simè Milano sulle 37 yards, Monardi riceve lo snap dalla shotgun, va indietro per lanciare, scarica il pallone profondo verso il centro, l'intercetto, l'intercetto di Flavio Piccini sulle 30, sulle 35, riporta l'ovale, viene fermato all'altezza proprio delle 35 yards. Vediamo come comincia Milano questo drive, un running back su ogni lato di Zaratka che va indietro per lanciare, Raffaele rimane a bloccare profondo, Zaratka sulla corsia centrale per Di Tunisi sulle 5, in zone Stefano Di Tunisi, basta un'azione e Simè Milano per segnare il primo touchdown del terzo quarto, 20-9 aspettando l'extra point. Sempre trips sul lato destro con Durham come ricevitore più esterno, il drop back di Monardi che scarica proprio verso Durham, Morente salta, la palla è presa dal ricevitore di Panthers Parma, una sorta di palla 2 cestistica con sia Durham che Morante che sono andati a cercare il pallone, quello che ha avuto la migliore elevazione è stato il numero 2 in maglia nera. In motion va Durham che si posiziona sul lato destro, il pitch per Papoccia, attenzione perché è un lancio quello di Papoccia diretto verso Politori, Morante intercetto sulle 15, sulle 20, prova l'americano a riportare l'ovale, ancora in piedi sulle 25, spinto a terra a quel punto dalla shotgun Zaratka con due giocatori ai suoi fianchi, va indietro per lanciare, Raffaele rimane a bloccare, pallone profondo verso la sideline destra, c'è Horn in tuffo sulle 33, ricezione straordinaria di Horn, c'è Raffaele insieme a Bonaparte nel backfield con Zaratka, la finta di Zaratka che scarica un pallone per Di Tunisi, touchdown Simè Milano, Stefano Di Tunisi batte il defensive back Marcello Leone che credo sia scivolato perché ha lasciato subito fin dalla linea di scrimmage uno spazio eccessivo al numero 84 e Di Tunisi approfitta di questo spazio per entrare comodamente in end zone. Adesso Monardi manda in motion Alinovi, rimane al suo fianco Malpegliavalli che blocca, Monardi spara un pallone molto più teso ma intercettato comunque da Morant
sulle 20 Morant, rimane in piedi sulle 15, sulle 10 ancora Morant, a terra sulle 6 yards. Faile nel backfield insieme a Bonaparte, lo snap per Zaratka che va in rollout, guarda Bonaparte, scaglia un pallone in enzone, intercettato da Papoccia. Lo snap per Zaratka, lancio teso, ricezione e primo down sulle 25 yards per Ismail Lamamra. I Seamen vanno sul sicuro con un'azione fatta su un lancio a tempo. C'è Binda adesso nel backfield al fianco di Zaratka, una jet sweep, poi diventa un lancio quello di Horn per di Tunisi. I Seamen aprono la borsa dei trucchi e trovano i punti che valgono il sorpasso, il lancio di Horn per di Tunisi. Mostrano almeno un blitz i Seamen, il blitz in effetti arriva, Monardi scarica un pallone, pigro, intercettato ancora, l'intercetto per Federico Maffi che termina a terra sulle 24 yards. Fioriti e Holder, lo snap, la palla messa a terra, il calcio di Tunisi molto potente, vediamo anche se è centrato, sì, è buono il field goal di Stefano di Tunisi, una vera e propria cannonata, sarebbe stato buono anche da 50 yards. Terzo e 5, Monardi in questo momento almeno, tre ricevitori sul lato sinistro, Malpeglia Valli in zona flat, lancio per Bell sulle 30, ancora in piedi, rompe un placcaggio sulle 35, Bell lungo la sideline, Morante lo porta fuori dal campo all'altezza delle 49 del territorio di Seamen, pronto a chiamare lo snap dalla shotgun formation, arriva un blitz su Monardi che deve sfuggire alla pressione, è bravo a evitare il sack e poi lancia in corsa verso Polidori che non può effettuare la ricezione anche perché ha addosso tre giocatori dei Seamen. Qui Monardi è stato bravo a evitare quello che sembrava un sack già fatto da parte di Kevin Kay, poi però in corsa in avanti non è riuscito a essere abbastanza preciso da trovare Polidori, incompleto, palla che passa ai Seamen Milano che a questo punto sono davvero vicini alla qualificazione all'Italian Bowl.